sicuramente non ti aspettavi questo esordio come risultato, qualche buona giocata da parte tua nel secondo tempo, ma insomma dal campo che Pescara hai visto? Ho visto un Pescara che non ha fatto quello che abbiamo lavorato, abbiamo preparato. Io sto qua da un allenamento con la squadra, ieri abbiamo preparato bene la partita, non è andata come abbiamo voluto. Parliamo un po' di te, di Raffià e delle tue caratteristiche, perché da quando è stato annunciato il tuo acquisto, da due giorni non si fa altro che chiedere un po' le tue caratteristiche. Ti senti più trequartista, come in nazionale più esterno a destra, più una mezzala offensiva? Mi sento più un trequartista, però mi sono formato a Lione da quasi tutto il ruolo offensivo e mi sento bene offensivamente, libero. Quindi puoi giocare anche nel ruolo in cui sei stato per cui sei stato preso, da esterno offensivo? Sì, giustamente sì. Adesso che Pescara bisogna vedere dalla prossima? Vedere un Pescara libero che gioca come Salenna e che fa vedere una bella faccia offensiva e niente. Ti chiedo un'ultima cosa, se ci puoi raccontare com'è nata l'opportunità Pescara, quando sei stato chiamato? Prima ho pensato al mio prossimo mese che ho bisogno di giocare, ho bisogno di riprendere il ritmo, anche oggi ho sentito che ho bisogno ancora qualche minuto nelle gambe per stare a posto, quindi ho scelto la squadra che mi vuole, che mi ha chiamato bene, che ha parlato bene di me e che mi ha fatto sentire che mi vuole veramente. Ma quando è nata questa idea? Quando ti ha chiamato il Pescara? È arrivato una settimana fa con il direttore che ha chiamato la Juve ha chiamato il mio procuratore. Abbiamo subito sentito che era una cosa vera e giusta per me.